Buonasera e benvenuti all'inaugurazione della 26esima edizione della nostra infiorata, l'infiorata di Sant'Arniceto. Fede, arte e cultura, sono queste le caratteristiche peculiari che da sempre contraddistinguono la nostra infiorata, ancor di più in questa edizione, la 26esima, che assume maggiore rilevanza dopo i tristi anni del Covid. La comunità si unisce per rendere Sant'Arniceto un unico tappeto ricco di colori, profumi e storia sacra, per omaggiare la solennità del Corpus Domini, permettendo alla nostra infiorata e ai maestri infioratori di perfezionarsi e varcare i confini del paese, portando la loro arte e il nome di Sant'Arniceto in giro per l'Italia. Da quest'anno abbiamo voluto accompagnare al Corredo dell'Infiorata eventi culturali, coinvolgendo anche artisti locali. Questo ha fatto sì che in questi giorni si è respirato un clima di unione e di condivisione. Abbiamo percepito quel senso di comunità dove a prevalere è stato un intenso spirito di collaborazione e un sentimento unanime di vicinanza. L'arte dell'infiorata, assieme alla bellezza delle nostre chiese, ai caratteristici vicoli delle nostre e alle nostre tradizioni, all'unità di intenti, devono rappresentare la base per una vera rinascita dei borghi collinari come il nostro. L'infiorata, manifestazione d'eccellenza in cui si fondano fede, arte e cultura, rende unico il nostro paese, ci proietta verso un futuro di crescita e di sviluppo sempre più grande, in cui il passato e il futuro diventano una cosa sola e i nostri cuori battono all'unisono. Grazie a chi ha reso e renderà tutto questo sempre possibile. Buonasera a tutti, porgo i saluti a tutte le gentili autorità intervenute all'inaugurazione della 26esima edizione dell'infiorata del Corpus Domini, i parlamentari regionali qui presenti, l'onorevole Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d'Italia, che ho personalmente chiamato e che ha con il suo gruppo all'ARS garantito il sostegno necessario per far sì che la manifestazione fosse inserita da quelle direttamente promosse dalla Regione Sicilia. L'onorevole Matteo Sciotto, nella doppia veste di deputato regionale e sindaco di Santa Lucia del Mela appena rieletto, anche lui ha garantito il necessario appoggio parlamentare. Un ringraziamento particolare al Presidente della Regione Renato Schifani, agli assessori e all'assessorato al turismo che oggi è qui presente nella sua massima autorità, con l'assessore regionale, onorevole dottoressa Elvira Amata, che invito tutti a ringraziare per la gentile presenza con un caloroso applauso. Saluto e ringrazio per la presenza la senatrice Ella Bucalo. Desidero anche ringraziare per essere stato qua a visitare l'infiorata l'onorevole Tommaso Calderone, parlamentare nazionale. Saluto e ringrazio per essere presente il dirigente a capo dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, nonché commissario straordinario dell'ente Parco Tenebro, il dottor Giovanni Cavallaro. Un ringraziamento sincero va al dirigente capo dell'azienda forestale di Messina, il dottor Giovanni Dell'Acqua, per aver autorizzato e messo a disposizione il proprio personale nella realizzazione di uno stand adibito alla donazione di alberelli. È un'iniziativa a cui l'amministrazione comunale teneva in modo particolare. Ringrazio per la presenza e do il benvenuto a Sant'Arniceto agli ex militari dell'Accademia Scuola Genio Ferrovieri venuti ad ammirare la nostra fantastica infiorata. Sono giunti a Sant'Arniceto da ogni parte d'Italia su invito di Pino Chillemi, che ringrazio. Un ringraziamento doveroso per l'apporto, il lavoro e il sostegno disinteressato va all'onorevole Formica per la disponibilità che quotidianamente mette a disposizione di tutta l'amministrazione comunale. Saluto altresì e ringrazio i sindaci presenti che, raccogliendo l'invito dell'amministrazione, hanno voluto arricchire questo evento con la loro presenza. Spero di non dimenticare nessuno, io ho invitato tutti, vedo il sindaco di Roccavaldina,
Salvatore Visalli, il sindaco di Torre Grotta, il dottor Nino Caselli, il sindaco di Condrò, il dottor Giuseppe Catanese, il sindaco di Spadafora, la dottoressa Tania Venuto, Torre Grotta l'ho detto, e il sindaco Cino Sciotto, Leoletto, al quartiere si camminò, a cui faccio gli auguri. Infine consentitemi di ringraziare tutti coloro che con infaticabile impegno, dedizione ed abnegazione si sono prodigati per l'ottima riuscita della manifestazione. Il direttore artistico, nonché ideatore dell'infiorata iniziata 26 anni fa con pochi fiori e qualche quadro, dottor Giuseppe Donia, che sta nascosto perché ha talmente lavorato che non è neanche riuscito a farsi la voce, ma noi lo conosciamo. Sapientemente coadiuvato dall'enorme lavoro di Gina Marchetta e di tutte le maestranze, sarebbe impossibile citare tutti, ad ognuno di voi va il mio più grande e riconoscente applauso. Ringrazio l'associazione Prologo di San Pierniceto, alla quale è stata affidata la gestione della manifestazione, nella persona della presidente Maria Micale e di tutti i soci. Ringrazio gli artisti sanpietresi che hanno realizzato le icone sacre incastonate nei tappeti floreali, peculiarità dell'infiorata sanpietrese. Cito gli artisti Stefania Ruggeri, Santo Genovese, Maria Marchetta, Sebastiano e Maria Giovanna Dolcezza, Consuelo Calderone, Graziella Certo, Maria Micale, Graziano Italiano e Leonora Magazzù. Un ringraziamento particolare per la grande collaborazione lo riservo a Giorgio Viviani e Maurizio Cantarella. Saluto, ringrazio e do il benvenuto all'Associazione Maestri Infioratori di Noto, nella persona della presidente Oriana Monteneri, e all'Associazione Petali d'Arte di Noto, nella persona del presidente Lucio Pintardi, che quest'anno hanno arricchito con i loro quadri la nostra splendida infiorata, aprendo le vie ad una nuova e proficua collaborazione. Ringrazio i numerosi volontari, paesani e non, che con la loro preziosa collaborazione hanno contribuito ad infiorare e colorare le vie del nostro paese. Ringrazio l'associazione ACRS San Pietrese nella persona del presidente Giambattista Certo. Ringrazio Niceto di Web nella persona di Giuseppe Ruggeri, che con la sua camera esporta le tradizioni di San Pietrice in tutto il mondo, insieme ad Alberto Italiano, che vediamo al lavoro. Salvatore, va bene, ci sta, il bello della diretta. Ringraziamo fratello, ringraziamo pure la testata giornalistica Gazzetta del Sud, le emittenti televisive RTP, Onda TV, Antenna del Mediterraneo. Ringrazio il nostro parroco Monsignor Francesco De Domenico, che ogni anno ci indica il tema dell'infiorata, con lui tutti i ragazzi della parrocchia e del coro di San Piermarino e San Pierniceto. Ringrazio la banda musicale Maestro Pietro Anastasi nella persona del presidente dottor Giancarlo Marchetti e dei soci. Ringrazio i carabinieri della locale stazione nella persona del maresciallo Saverio Enzina. Ringrazio la polizia municipale di San Pierniceto nella persona del coordinatore ispettore capo Franco Anastasi. Ringrazio di cuore i dipendenti comunali che, gettando il cuore oltre ogni ostacolo, con dedizione, impegno e spirito collaborativo, hanno reso il nostro paese pulito ed ospitale. Ed ancora i percettori RDC impegnati nel comune, che dimostrando il loro valore umano hanno lavorato senza sosta per l'ottima riuscita della manifestazione. Ringrazio l'associazione Giubbe d'Italia nella persona del presidente Antonio Polito, che, coordinata dai vigili, gestisce il servizio d'ordine. Ringrazio l'attrice, pittrice e scrittrice Laura Efrican per aver voluto presentare e onorarci con la sua presenza. Un ringraziamento va anche all'autore che tutti conoscete del libro Carrettere di San Pere, Mario Messina, che è qui e che da una settimana si è affittato una casa per assistere a tutta la settimana dell'infiorata. Lo ringrazio di cuore. Ringrazio i ragazzi del servizio civile, ringrazio ancora Nino Coloso e tutti i ragazzi coinvolti che hanno con infaticabile passione contribuito in modo determinante alla riuscita di questa bella manifestazione.
Infine ringrazio tutti i sanpietresi, nessuno escluso, per la pazienza, la disponibilità e l'impegno profuso. Nulla sarebbe possibile senza il vostro apporto. Grazie, viva San Pietroniceto! Voglio ringraziare anche tutti gli amministratori, assessori, presidenti dei consigli degli altri comuni che ci onorano con la loro presenza, e voglio invitare l'assessore di Ramata, l'onorevole Pino Galluzzo, ad inaugurare la 26esima edizione dell'Inferata del Corpo di Donna. Grazie, grazie a tutti. Occasione della festa del Corpus Domini, perché per antica tradizione, proprio per questa festa, dai sanpietresi venivano infiorate le strade del nostro paese, ed è proprio per il Corpus Domini che si fa questa manifestazione. E il Corpus Domini ci insegna ad essere uomini e donne di comunione. Quando mi è stato chiesto di dare un tema a questa infiorata, io l'ho preso da quello che ci ha suggerito il Papa. Il Papa dice che dobbiamo essere artigiani di pace, costruttori di pace, costruttori di comunione, costruttori di fraternità. Dopo la pandemia abbiamo scoperto che non si può vivere da soli, che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che ognuno è chiamato a fare la sua parte.
L'infiorata è proprio il frutto di una collaborazione, sono in tanti a impegnarsi per realizzare questa manifestazione così bella. L'infiorata è uno, due giorni, ma il mio augurio è che tutti i giorni ci possiamo impegnare perché il nostro paese possa fiorire ogni giorno sempre più, possa rinascere veramente la fraternità, la comunione, la pace.